terapia intensiva al 10% di occupazione, superata la soglia dei 50 ricoveri settimanali ogni 100.000 abitanti. Numeri e percentuali che suggeriscono come nelle Marche la pressione dei contagi da Covid torna a farsi sentire con un'ascesa che fra gli addetti ai lavori fa pronunciare l'inquietante spauracchio della quarta ondata. Siamo lontani dal livello d'allerta per chi ha vissuto le ore più buie della pandemia, ma il polso delle rianimazioni mostra una sensibile differenza fra come è iniziato ottobre e come è cominciato novembre. Situazione Marche Nord, abbiamo 11 pazienti ricoverati in terapia intensiva, e tutti con polmonite Covid, intubati, e quindi i numeri sono in lieve crescita. Ancora per la rianimazione la crescita è lieve, preoccupa la situazione generale, la subintensiva che aumenta di numero, in genere l'aumento dei contagi. Abbiamo 2 vaccinati, 9 non vaccinati. E quindi la gran parte delle persone non vaccinate, di età che va dai 45 ai 70 anni. Per l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, in visita questa mattina all'ospedale San Salvatore di Pesaro, lo spettro della quarta ondata si combatte spingendo ulteriormente sulla campagna vaccinale. È chiaro che dobbiamo incentivare i percorsi di aumento delle vaccinazioni e naturalmente in questa direzione anche stamani ho parlato con il generale Figliuolo affinché siano lasciati da parte del governo i 65 medici che servono per le vaccinazioni. Il tema è un tema piuttosto importante da cittadini attivi, nel senso che io credo che i vaccini siano la risposta efficace al Covid e quindi dobbiamo proseguire con la campagna di vaccinazione.